percorso è abbastanza particolare perché io sono laureato in medicina, quindi il mio approccio alla moda è stato veramente di passione e all'inizio di pancia. Dopo la laurea in medicina io sono stato 6 mesi a studiare alla Parsons School a New York, dove ho trascorso un anno, e al mio ritorno sono stato subito inglobato nelle aziende di abbigliamento, per cui diciamo che a parte questa prima formazione iniziale, il grosso di quello che so fare è quello proprio che ho appreso durante anni di esperienza in aziende importanti del Made in Italy. Fondamentalmente un aiuto importante da quando è cominciato il percorso del mio label è stato quello di Camera Nazionale della Moda Italiana, che è l'unico ente italiano che veramente fa qualcosa per promuovere i giovani stilisti e per permettere la commercializzazione del loro prodotto. Per cui tramite Camera Nazionale della Moda io ho fatto un periodo di tutoraggio in seguito alla vincita del concorso Fashion Incubator, dove mi hanno insegnato a diventare un brand, quindi a seguire le varie fasi, dalla parte appunto creativa, che doveva essere quella che io in teoria saprei fare meglio, alla parte invece organizzativa, produttiva, fino proprio alla commercializzazione del prodotto attraverso anche fasi interessanti di promozione. Il giorno di lavoro è stato abbastanza strano perché io ero diciamo stato assunto come responsabile marketing commerciale, però questa per me era, diciamo così, anche un modo per valutare se quella che poteva essere una mia passione sarebbe diventata invece il lavoro della mia vita. E immediatamente ho avuto questa attrazione per i materiali, per i tessuti, per cui dopo un periodo di prova in giro per i punti vendita sono stato subito inserito nell'ufficio stile dove appunto lavoro tuttora. Che come parola è veramente abusata perché tantissimi si spacciano appunto stilisti solo perché si vestono bene o sanno comprare bene capi di abbigliamento che poi indossano. Il nostro è veramente un lavoro, secondo me, sottovalutato e sminuito perché in realtà una figura come la mia che arriva a questo punto dopo anni e anni di esperienza, di concorsi vinti e di appunto esperienze di lavoro all'estero, è una figura veramente poliedrica, è una figura che lasciando da parte la parte creativa che come dicevo prima è fondamentale, deve saper far quadrare un bilancio perché ognuno di noi è anche un imprenditore di se stesso. Io personalmente ho 7 dipendenti e sono orgoglioso di poter tutti i mesi provvedere a loro e questo è il risultato anche di attente scelte fatte sul piano economico, commerciale, che convivono con una personalità più creativa, eclettica come appunto quella dello stilista. Per cui la figura contemporanea dello stilista è quella veramente di una persona che riesce a coniugare aspetti immanenti, organizzativi, di budget con una creatività che deve essere sempre di più fruibile. Io ne sono convinto, purtroppo quello che è successo a me, ed è questo per cui io sono qui, è che ho avuto la fortuna di lavorare in aziende prestigiose in anni in cui veramente andava tutto bene, o quasi tutto bene, però non ho mai avuto nessuno che mi abbia insegnato. E tutto quello che so, che non è poco, l'ho imparato facendo degli errori, pagandoli e diciamo sperimentando anche scelte che poi potevano essere positive o negative. Sono sicuro che questa possibilità ai ragazzi che finiscono di studiare adesso non viene data, un po' perché si è perso completamente il know-how del fare il prodotto all'interno delle aziende e un po' perché le aziende sono talmente sature di personale che non riescono più ad inglobare eventuali stagisti o studenti e quindi
la mission che noi ci siamo dati con questa bellissima partnership con MKS Fashion School è quella proprio di essere diversi da tutte le scuole di moda che sicuramente ci sono a Milano, ma quasi anche in Italia, cioè creando veramente un fil rouge molto, molto intimo e solidale fra quello che è il mondo del lavoro e quello che si impara sui banchi di scuola, perché c'è un oceano fra le due cose, e secondo me se questo viene trasmesso fin dall'inizio agli studenti, il margine di errore si abbassa notevolmente. Creare una collezione, anche questo è un concetto molto complesso, perché, ripeto, creare una collezione non vuol dire saper fare dei bei disegni o mettere insieme dei colori. Creare una collezione è un puzzle dove devono ancora una volta convivere esigenze creative, esigenze commerciali, esigenze produttive, esigenze distributive, che non vengono insegnate nelle scuole oggi, per cui vengono sfornati questi abilissimi disegnatori che hanno un ego massificato, dove appunto quello che pensano è veramente la new vibe. Il problema è che questi concetti poi dopo si scontrano con quello che è la realtà, dove bisogna produrre dei capi che stiano bene addosso, dei capi che non siano troppo fuori target, dei capi che comunque abbiano una loro visibilità e abbiano una loro credibilità. E quindi, ecco, creare una collezione vuol dire mettere insieme tutti questi concetti per poi portarli appunto a dei capi finiti che possono essere fotografati su un catalogo o sfilare, come nel mio caso, durante Milano Moda Donna. Il progetto di Adler Education è nato molto naturalmente, perché MKS, che ha questo focus veramente per i giovani, mi ha sempre sostenuto per quanto riguarda il beauty da quando ho cominciato a sfilare, quindi dal 2009 noi abbiamo questa sorta di partnership in cui siamo veramente cresciuti insieme, o sicuramente loro hanno permesso al mio brand di avere un'immagine sempre più internazionale, perché MKS mette a disposizione dei professionisti già abituati a lavorare ad altissimi livelli, che quindi danno alla tua collezione, quindi torno alla domanda prima, no? alla tua collezione un valore internazionale, una completezza che non è solo quella appunto dei vestiti piuttosto che dei tessuti. Quindi abbiamo pensato che poteva essere bellissimo questo scambio di competenze, dove Cristiano Burani mette a disposizione degli studenti il suo know-how creando un ufficio stile in-house, che è la prima cosa, è la prima volta che si verifica in una scuola di moda, quindi dando la possibilità agli studenti di vivere in prima persona come funziona un ufficio stile, e non l'ufficio stile di una grossa azienda magari troppo, diciamo, settorializzata, ma un ufficio stile di comunque un'azienda emergente, come potrebbe essere magari un loro progetto futuro o il primo posto in cui si troveranno a lavorare. E questo secondo me diventa un asset incredibile per la scuola, perché dà la possibilità ai ragazzi di misurarsi proprio con una realtà vissuta, e di conseguenza abbiamo deciso di lanciare questo progetto che all'inizio è dedicato agli studenti dell'ultimo anno, creando per esempio un archivio di materiali. In tantissime scuole di moda si insegna stile senza che gli studenti sappiano la differenza fra un KD e un'ecopelle, e quindi noi stiamo creando, tramite le mie conoscenze, tramite il fatto che io comunque faccio consulenze per altre aziende, produco una mia linea, quindi ho delle introduzioni presso i fornitori, e possiamo beneficiare di tutti questi contatti per crearci un archivio tessuti. Faremo girare i fornitori all'interno della scuola, quindi MKS Fashion School verrà anche conosciuta presso i produttori di tessuto, e queste sono tutte relazioni che poi si tradurranno con dei benefici sicuramente per gli studenti e per tutti i progetti che la scuola vorrà mandare avanti. Assolutamente.
assolutamente. Io non mi metto appunto solo da questa parte della scrivania e non voglio fare il professore, anche perché il nostro lavoro, la bellezza del nostro lavoro, che è quello che ogni 6 mesi ti rimetti in discussione e che c'è sempre da imparare. Io diffido sempre di chi dice io già ho visto tutto. Sì, nella moda è già stato fatto quasi tutto, però ci c'è ancora tantissimo da esplorare. Credo che uno scambio biunivoco con delle menti fresche, con diciamo dei talenti in erba, non può che accrescere la mia creatività e magari ecco, darmi dei punti di vista che magari per me, che anche sono sempre comunque estremamente in movimento, possono essere già un pochino più assodati. Quindi, ripeto, non è solo un dare, ma è anche un ricevere, anche perché, come dico, io ho già cominciato una collaborazione con 2 studenti dell'ultimo anno che ritenevo i 2 più promettenti e che quindi mi affiancheranno fino a fine anno e vivranno proprio in prima persona le mie collezioni. Quindi io sono felice di condividere con loro il mio modo di lavorare, i miei fornitori, gli sdiffettamenti, il lookbook, la sfilata, e credo che per loro è una chance incredibile per completare un percorso di studi che vale come gli ultimi 3 anni. Sicuramente il consiglio è quello di non mollare mai, di essere veramente convinto che questo può essere il lavoro della sua vita, di non fare questa scelta appunto perché il mondo della moda visto da fuori è un mondo di luci, di colori, di paillette, ma è un mondo durissimo, è un mondo dove c'è una selezione naturale incredibile. E mai come negli ultimi mesi, dove anche a grossi livelli si vedono stilisti che fanno 6 mesi e poi vengono, diciamo, con la lettrina del CEO messi da parte perché le loro performance non sono come appunto l'azienda si aspetta. Quindi, ecco, bisogna che l'entusiasmo sia massimo, ma poi, ecco, guardarsi dentro e essere convinti che nel bene e nel male questo sarà il lavoro della vita, perché questo è un lavoro assolutamente di passione, dove se viene meno questo non lo puoi fare pensando solo al profitto, non lo puoi fare pensando solo alla fama, alla gloria che può arrivare o non arrivare, ma ti devi beare di creare, di disegnare, di vedere la bellezza del Made in Italy, della nostra italianità nei tessuti che tutto il mondo ci invidia, perché noi veramente abbiamo una ricchezza che magari sottovalutiamo e che comunque tutti ci guardano, che cercano di copiare, che è data dai nostri materiali, dal modo con cui noi cuciamo le cose, dal modo in cui noi creiamo le fantasie. E quindi questo che io sono sicuro da medico che lo abbiamo già nel nostro DNA, dobbiamo solo, diciamo, farlo arrivare in superficie, supportato da tantissimo studio, perché questo non è un lavoro che si improvvisa, cioè uno può scegliere se fare il disegnatore a vita o se diventare un creatore di moda come sono io. E quindi arrivarci attraverso anni di studi, anni di errori, anni di tentativi per poi essere in grado appunto di fare un prodotto che abbia comunque una sua valenza.